Buongiorno agli ascoltatori, la verità alle 7, la rassegna politicamente scorrettissima della verità. Buon venerdì a chi ci segue in diretta, seguirà in differita e buon venerdì speciale a chi si recherà in edicola a prendere la verità, il quotidiano e Panorama, il settimanale. Allora, ieri si è compiuto il 15° giorno del conflitto in Ucraina. E diciamo, speriamo vivamente di essere smentiti, ma davvero non sono emersi nelle ultime 24 ore elementi che possano far pensare a un credibile cessate il fuoco, a un'interruzione, a un irrobustirsi dei canali di dialogo, tutto il contrario. La battaglia sul terreno si fa sempre più aspra e intanto si è registrato il sostanziale fallimento del vertice di Antalya in Turchia, dove ospite, nel senso di padrone di casa, il ministro degli esteri turco Çalhanoğlu, avveniva l'incontro tra i due omologhi, il capo della diplomazia di Kiev e il capo della diplomazia di Mosca. Dotandosi di lenti assolutamente rosa e quindi cercando un po' di luce dove non c'è, ci si può aggrappare al fatto che Lavrov abbia escluso una indisponibilità di Putin a un incontro, a un faccia a faccia tra Putin stesso e Zelensky, ma, ha aggiunto Lavrov, quell'incontro va preparato, come dire, ci vuole tempo e intanto, diciamo, parlano le armi sul campo. Ma l'aspetto più preoccupante della performance diplomatica di Lavrov è stata proprio la sua postura, il suo linguaggio. Lavrov era stato accreditato, non sappiamo se ha ragione o ha torto, di una posizione più moderata e in qualche misura dissenziente rispetto all'unilateralità dell'approccio militare di Putin. E invece ieri si è totalmente riallineato con punte perfino sovietiche, negando che la Russia abbia attaccato l'Ucraina. Quindi, insomma, capite bene che le cose si fanno complicate. Quindi, la situazione sul campo, il fallimento del vertice di Antalya e poi l'Unione Europea. Allora, nella cornice di Versailles, che insomma, la cornice che di per sé esprime magnificenza, potenza, eccetera, e che, diciamolo pure, Macron vede anche in funzione elettorale interna. È curiosa questa situazione per la quale quantomeno vanno bene i tentativi di mediazione internazionale dei quali Macron si è fatto protagonista nelle scorse settimane, tanto meglio vanno invece i suoi sondaggi interni e va detto più che altro grazie a una destra francese tripartita e senza bussola, sicché Macron rischia di essere veramente rieletto in carrozza. Ma non divaghiamo sulla politica interna francese. Vertice di Versailles, dei 27 toni eurolirici, l'Ucraina, tutti uniti, tutti commossi, l'energia, dobbiamo sganciarci dalla dipendenza da Mosca, la difesa, bisogna fare di più. Poi, diciamo, sotto il velo della retorica riemergono le vecchie divisioni, perché sull'Ucraina ci sono perplessità, scetticismi, insomma, non voglio essere così rozzo da dire che offriranno qualche Erasmus ai giovani ucraini, ma insomma di procedure accelerate di adesione non se ne parla. Su energia e difesa, qualunque cosa voi ne pensiate, c'è divisione su coloro che dicono per questi investimenti facciamo debito comune, facciamo iniziative comuni e chi dice no, si agisca sul piano nazionale e basta. C'è anche una via di mezzo non simpatica per l'Italia di chi dice ma consentiamo ai paesi di espandere, diciamo, i loro recovery plan. Piccolo dettaglio, l'Italia la fisarmonica l'ha già espansa al massimo. Vedremo anche questo perché peraltro il vertice di Versailles iniziato ieri proseguirà oggi e oggi si concluderà. Dentro questa vicenda abbiamo fatto come le Fatto questo sommario è venuto come le relazioni dei vecchi segretari del Partito Comunista, Mondo, Europa, Italia, Partito. Il partito non c'è, ma insomma, Italia. Draghi ha avuto ieri una giornata non brillante, perché in mattinata c'è stato un Consiglio dei Ministri, nel corso del Consiglio dei Ministri i titolari di alcuni dicasteri, Cingolani, naturalmente Giorgetti, Patuanelli, hanno cominciato a
esporre i riflessi che la guerra avrà sull'economia italiana e Draghi ha evocato la parola tragica, recessione, rischi di recessione. La cosa è naturalmente uscita sulle agenzie, Borsa di Milano giù al 4%, disastro, e Draghi, che a quel punto poi è volato da Roma a Versailles, in Francia ha detto no, ma l'economia continua a crescere, però in realtà diciamo, le cose stanno in modo diverso. Anche a Francoforte la Lagarde è in corsa in un, diciamo, in un infortunio simile, nel senso che ha parlato di crescita europea, la BCE farà il possibile per sostenerla, eccetera. Poi però se vai a vedere le previsioni del PIL rese note dalla stessa BCE, il senso del rattrappimento immediato e della caduta nel prossimo biennio è auto-evidente. Allora, questo è il sommario, incamminiamoci, le aperture, la verità, carburanti verso 2,5 euro al litro e la metà in tasse, i guerrafondai ipocriti ci portano in recessione, così l'apertura della verità. Andiamo a vedere il Corriere della Sera, niente tregua, solo bombe, fallito il colloquio in Turchia, altri raid a Mariupol, il timore delle armi chimiche, Schröder dallo zar a Mosca, sì, perché c'è anche, diciamo, questo aspetto comico che da ieri sera ci si dice, la mediazione di Schröder, che è praticamente un salariato di Gazprom e quindi di Putin, quindi vedremo la mediazione di Schröder. Il Fatto Quotidiano mette la foto rituale di Versailles, dove in effetti i leader sono così sorridenti, non saremo così rozzi da dire dei signori attempati in gita, però insomma, il fatto coglie un elemento che c'è da ridere, i leader dell'UE tagliata fuori celebrano il proprio fallimento. Il giornale, benzina sul fuoco, non solo guerra, Italia nel caos, vola il prezzo del carburante, diesel da record, la stampa senza tregua, in questo caso però non è una locuzione, è proprio il fatto che la tregua non c'è. E infine Repubblica con una foto francamente impressionante e il titolo L'arma della fame, campagne e allevamenti abbandonati, porti chiusi, l'Ucraina ora rischia la carestia e i vecchi ricordano la grande strage di Stalin. Così l'apertura di Repubblica. Allora, incamminiamoci e, come di consueto, una piccola vetrina dell'offerta informativa della verità, che è molto vasta e noi, diciamo, con evidente, diciamo, rischio di errore per difetto, ci limitiamo a segnalare 5, 6, 7 cose. Allora, l'editoriale del direttore Belpietro, che evoca i rincari settore per settore, nei settori, diciamo, più prevedibili, ma anche in settori ai quali uno non penserebbe immediatamente. Belpietro racconta anche il caso delle cartiere, della carta per i giornali, per l'editoria. Dice, uno non ci penserebbe, ma i costi stanno schizzando verso l'alto. Evoca le imprese che già sono costrette alle sospensioni della produzione e quindi ai relativi licenziamenti, quindi alle ricadute anche occupazionali, e evoca poi questa parola sfuggita a Draghi, recessione, l'editoriale del direttore Belpietro che dice guardate che l'accelerazione bellica nella quale siamo trascinati sarà un potente acceleratore di tutta questa dinamica. Stefano Graziosi racconta il vertice di Antalya, descrive molto bene tutti gli aspetti negativi di quel vertice, descrive anche quel filo di tenue speranza al quale ci si può aggrappare, la disponibilità a colloqui futuri, perfino la possibilità, tutta da verificare, da costruire, dell'incontro tra Zelensky e Putin. È naturalmente molto toccante e il nostro pensiero va a lui. Niccolò Celesti, il suo reportage, l'inviato della verità a Kiev, oggi nei sobborghi di Kiev, tra Irpin e Buka, e racconta Celesti di aver partecipato a un tratto di strada e
Il materiale fotografico che accompagna i suoi testi parla da sé, insomma, lo scenario apocalittico, il cammino dei profughi tra Irpin e Buca, i profughi che cercano di raggiungere altre destinazioni e che letteralmente passano tra i cadaveri dei loro connazionali ucraini, i cadaveri dei soldati russi, a loro volta rimasti uccisi, e racconta Celesti, ci sono anziani che comunque non vogliono abbandonare la loro terra sfidando il pericolo. È davvero molto, molto impressionante il reportage di Celesti e complimenti anche per il materiale fotografico, non solo per il testo scritto. Claudio Antonelli vi racconta il Consiglio dei Ministri e vi spiega bene le cose dette da Cingolani, da Giorgetti, da Patuanelli e quindi poi Draghi. Cambi vi ricorda quello che sta succedendo sulla benzina e ha la precisione di ricordare che tra accise, IVA, eccetera, ormai di questo prezzo stellare 2,5 euro di benzina, la metà sono tasse. Con tutto questo si potrebbe fare una ricostruzione delle accise da Etiopia 35 passando per Suez all'Unione di Firenze, tutto, e mai nulla è stato decurtato. Mentre chi vi parla vi racconta la prima giornata di Versailles, vi abbiamo già riassunto nel sommario. La pompa retorica, i toni eurolirici, insomma, già circolano bozze di un documento finale altisonante, eccetera. Ma insomma, se con un panno bagnato levi un po' di trucco, escono fuori le rughe, le divisioni, le incertezze, chi vuole gli eurobond, chi invece dice no, ognuno faccia a livello nazionale, insomma, le divisioni pompa a parte rese. L'Europa è ormai specializzata, poi i francesi ci mettono del loro, diciamo, è tutto grande anche nell'aggettivazione. L'Europa è straordinariamente pomposa nelle grandi dichiarazioni, poi a vedere la sostanza. Diciamo, ecco, le rughe si vedono tutte. Trasferiamoci su Corriere, Stampa, Repubblica e sugli altri giornali. Allora, il Corriere della Sera è impressionante il racconto di Andrea Nicastro in lotta per restare vivi, i prigionieri di Mariupol. Nicastro si concentra proprio su Mariupol perché non c'è stato solo l'altro ieri il bombardamento dell'ospedale pediatrico, ma ieri sono stati colpiti anche l'università, la centrale dei servizi d'emergenza, altri quartieri civili, i corpi abbandonati per le strade. E, insomma, la cosa è francamente impressionante. È impressionante anche il fatto che poi sui social ci siano anche quelli che, convinti di fare i debunker, convinti di andare contro i mainstream media, eccetera, che fanno, retweetano le versioni delle ambasciate russe in giro per il mondo che cercano di dire che no, non c'è stato il bombardamento all'ospedale pediatrico. Cioè, poi, sì, la versione russa si è perfino inventata la cosa, che era tutta una modella, eccetera. Poi, la malcapitata era partoriente. Insomma, i morti ci sono stati, tre, un bimbo, eccetera. Oggi diversi giornali fanno tragicamente chiarezza su questo. Lorenzo Cremonesi racconta una Kiev svuotata per metà, e chi rimane cerca di organizzare la difesa e la guerriglia. Ecco, francamente è la cosa più disarmante della giornata, però, è l'intervista di Fiorenza Sarzanini al ministro degli interni, Luciana Lamorgese, che, insomma, dalla quale uno ci si aspetterebbe, per carità, non una visione da statista, però, insomma, leggere un'intervista nella quale i due punti di preoccupazione sono no ai blocchi stradali per l'aumento dei prezzi, quindi diciamo trasformiamo in questione di polizia e di ordine pubblico, diciamolo pure, l'emergenza recessione che sta per partire, e quindi primo clamoroso infortunio della Lamorgese, secondo infortunio della Lamorgese, la vicenda dei profughi come viene affrontata in chiave vaccinale. Se non ci fosse da piangere ci sarebbe da ridere, giudicate voi, la domanda e la risposta, domanda della Sarzanini.
La maggior parte degli ucraini non è vaccinata. Come si potrà scongiurare il rischio legato al Covid? E vedete come risponde la Lamorgese. La polizia di frontiera sta distribuendo ai profughi un vademecum predisposto dal Viminale e dalla Protezione Civile, tradotto in ucraino e in inglese, con tutte le indicazioni. Sono previsti un tampone entro le prime 48 ore dall'ingresso nel nostro paese, da ripetersi prima dell'accesso nelle strutture d'accoglienza, l'autosorveglianza sanitaria per 5 giorni, l'obbligo dell'uso della mascherina dove è prescritto e altre misure di sanità pubblica. Inoltre, ho invitato i prefetti ad avviare azioni d'intesa con le autorità sanitarie regionali volte a favorire l'adesione da parte dei cittadini ucraini alle campagne vaccinali anti-Covid-19 e per far completare i cicli vaccinali per l'infanzia. Quindi questi sono sfuggiti all'artiglieria di Putin e arrivano, si ritrovano con i vademecum di Speranza e Ricciardi. Destino, veramente il destino si accanisce sui profughi ucraini. Scherziamo amaramente, naturalmente. Allora, ieri, chi ha la bontà di ascoltare questa rassegna spesso arriva con un po' d'anticipo sulle cose. Vi avevamo raccontato l'apertura del Telegraph britannico che, facendo riferimento a report dell'intelligence britannica e americana, diceva qual è la preoccupazione? Quella di armi chimiche, diciamo una deriva, diciamo, siriana. E oggi, diciamo, i giornali italiani, con le consuete 24 ore di ritardo, arrivano al problema. Corriere della Sera, bel pezzo di Andrea Marinelli e Guido Olimpio, i segnali e l'incubo di una nuova fase, armi chimiche e missili termobarici. E poi va segnalata sul Corriere della Sera, per chiudere, una buona intervista, devo dire un'intervista di posizionamento ineccepibile, anche coraggioso, di Giorgia Meloni. La sente Venanzio Postiglione. La Meloni ribadisce il diritto degli ucraini all'autodifesa e da questo punto di vista prende una posizione anche impopolare sulla necessità di sostenere chi lotta, chi resiste contro l'invasione, e anche, diciamo, un tono cavalleresco, tutto sommato, nei confronti di Salvini. Dice: non è il momento migliore dei miei rapporti con Salvini, ma gli attacchi nei suoi confronti sono stucchevoli. Ma poi la Meloni, a me pare, con una qualche lucidità, evoca il rischio di un effetto domino. Pensare che si risolva tutto abbandonando Kiev non ha senso, una sconfitta avrebbe un effetto domino. Anche la probabile invasione di Taiwan da parte della Cina. Ora, e al di là di quello che potrebbe accadere in tutt'altro quadrante, però è evidente che se tu dai l'idea che, la Polonia l'abbandoni, i Sudeti li abbandoni, ricordate quello che successe un'ottantina di anni fa. La storia è sempre diversa, però insomma, ci sono delle cose che possono tornare. Va bene, il Corriere della Sera. Da Libero vi segnaliamo un bel pezzo di Sallusti Giovanni. Leggetelo sempre, Giovanni Sallusti. Interessante anche il suo contributo di oggi su un Lavrov con un'attitudine, diciamo così, orwelliana al rovesciamento delle cose. Dice: no, non c'è l'invasione. Non c'è l'invasione da parte di Mosca. Effettivamente, se lo chiede anche Paolo Valentino sul Corriere della Sera, perché un negazionismo così patente da parte di Lavrov? Perché questa esigenza di un riallineamento all'ortodossia putinista da parte dell'uomo considerato, diciamo, il più articolato, il più autonomo nel sistema di potere russo. Trasferiamoci sulla stampa. Allora, reportage di Francesca Mannocchi con foto di Alessio Romenzi su Kiev e la chiamata alle armi. E il pregio di questo pezzo è il racconto degli ucraini, dei cittadini ucraini che da tempo, da anni, si sono via via arruolati nelle unità di difesa territoriale. Gianluca Panella racconta gli assedi nelle diverse città da Kiev a Mariupol, mentre il professor Margelletti, nel suo punto strategico, che ormai è un appuntamento quotidiano sul giornale di Torino,
sostanzialmente insiste sul fatto che al momento le truppe di terra russe non avanzino a Irpin e Brovary. Naturalmente qui, lo sapete, da giorni analisti italiani e stranieri divergono nell'interpretazione. Qualcuno dice c'è effettivamente un problema logistico, organizzativo, di rifornimenti, di scarso coordinamento tra forze di terra e forze d'aria russe. Insomma, c'è un problema oggettivo, c'è un impantanamento o un rischio di impantanamento delle forze russe, tesi 1. Tesi 2 opposta, che dice sì, ok, qualche problema può esserci, ma diciamo si tratta solo di una pausa tecnica prima dell'assalto finale. Anzi, questo assalto finale può anche essere posticipato nel tempo, perché nel frattempo, in una logica da boa constrictor, le forze russe si attorcigliano intorno alle città, le accerchiano, e forse non avranno nemmeno bisogno di prenderle con l'assalto finale, perché le prenderanno per fame, per sete, per mancanza di rifornimento. Vedete voi quale delle due tesi è convincente, e non è esclusa anche in qualche modo una combinazione delle due cose. Anche la Zafesova riflette su l'inversione, il racconto al contrario, il mondo al contrario di Lavrov, mentre Stefano Stefanini a sua volta arriva, con 24 ore dopo, diciamo, a parlare del rischio di armi chimiche. Trasferiamoci su Repubblica. Repubblica, ve lo dicevamo leggendo il titolo d'apertura del quotidiano di Molinari, parte da quest'altro tema: la fame, la carestia. E il racconto di Visetti è impressionante: nella terra desolata che rivive l'incubo della grande carestia, i campi abbandonati, i contadini al fronte, si rivede lo spettro dell'ecatombe causata da Stalin 90 anni fa. E un testimone dice: mia nonna nel 1933 morì di fame proprio in questa cucina. E si evoca il fatto che ormai migliaia di profughi siano intrappolati senza acqua né cibo, poi scene infernali, racconta Visetti, a Mariupol, dove ci si azzuffa per prendere un pezzo di pane. Poi, pezzo a quattro mani di Steinman e Zunino su le fake news russe rispetto al bombardamento dell'ospedale pediatrico di Mariupol. La Russia ha più volte cambiato versione, prima ha negato, poi a un certo punto il leggendario portavoce di Putin al Cremlino, Peskov, ha detto: chiederemo spiegazioni all'esercito. Poi è scattata la tesi: no, no, c'erano i nazisti asserragliati, tesi che è stata diffusa dai tweet delle ambasciate russe nel Regno Unito e in Italia, rilanciata da Lavrov e poi rilanciata da una serie di troll, alcuni spintanei, altri porelli spontanei che non si rendono conto. Questi giorni si resta disarmati nel guardare i social. Ora, che ci sia la propaganda ucraina, non c'è dubbio, che ci sia la propaganda occidentale, non c'è dubbio, che ci sia la propaganda del Pentagono, non c'è dubbio, che si debba essere critici rispetto alla propaganda ucraina, occidentale e del Pentagono, non c'è dubbio, ma che uno pensi di essere sveglio dicendo no a quella propaganda e spammando sui social la propaganda del Cremlino e delle ambasciate russe, dà la misura della tragedia nella quale siamo immersi, anche da questa parte, diciamo, della cortina di ferro. Claudio Tito racconta Versailles e, va detto, lo fa esattamente con le perplessità che vi abbiamo raccontato prima. La UE si divide sul recovery di guerra e frenata sull'ingresso dell'Ucraina. Quindi non c'è solo il tempo, che era peraltro atteso, vale per l'Ucraina, ma anche per Moldavia e Georgia. Nessuna procedura accelerata di ingresso nell'UE, ma pure il tema vale per l'energia, vale per la difesa, di come fronteggiare i nuovi investimenti. L'Italia e la Francia spingono per soluzioni, appunto, diciamo da nuovo recovery, a altri paesi, in particolare la Germania, frenano. Mentre Stefano Folli, con questo concludiamo il giro su Repubblica, ci riporta in Italia, dove ci sarà una manifestazione pro-Ucraina convocata dal sindaco di Firenze Nardella, e però Folli dice sarà comunque una manifestazione aperta, e l'editorialista di Repubblica auspica che la partecipazione sia trasversale.
Questo è il quadro. Speriamo anche oggi di avervi offerto, a partire naturalmente dalla verità, poi un ventaglio di stimoli, di segnalazioni per formarvi la vostra opinione, per mettere sul vostro tavolo tutta una serie di elementi di valutazione. Restano quattro cose da segnalare extra Ucraina, però sono quattro cose importanti, tre delle quali dalla Verità, l'ultima da Repubblica. Allora, sulla Verità vi raccomando in modo speciale la pagina 16, curata da Gianluca Baldini, che dà spazio a una simulazione. In questo caso è una simulazione fatta dalla UIL, quindi non certo da una fonte, come dire, pericolosamente liberale, liberista, pro-mercato, eccetera, né pregiudizialmente ostile al governo, anzi, è che però ha fatto una simulazione di quello che accadrebbe col nuovo catasto e del riflesso sull'IMU, e sostanzialmente raddoppi in media e qualcosa anche di peggio città per città. E Baldini vi spiega bene, cita quel report, cita le valutazioni sempre importanti del presidente di Confedilizia Giorgio Spaziani Testa e poi una tabellina terrificante. Ecco, veramente occhio al caffè quando guarderete questa tabellina sulla verità, perché se siete proprietari anche di un nulla, di un mini appartamento, c'è da tremare. Giacomo Amadori e Fabio Amendolara invece rispondono a quello che ieri Mazzotta, uno dei collaboratori alla larga di D'Alema in questa strana vicenda colombiana, ha detto a Repubblica. Secondo Amadori e Amendolara ci sono un sacco di bugie, un sacco di omissioni su Mazzotta stesso e sul ruolo di D'Alema. Allora, leggete Amadori e Amendolara, confrontatelo con le cose di ieri di Mazzotta e anche lì vi farete la vostra opinione. Come pure leggetevi, è preziosa la pagina 18 della Verità in cui Camilla Conti ragiona su MPS, perché sì, c'è la commissione d'inchiesta, c'è stata l'audizione di Viola sulla morte di Rossi, c'è, diciamo, l'indagine sul passato su tante pagine scure, e però dice la Conti: guardate che c'è anche il futuro di MPS, che succede su quel versante, che si fa, e c'è la bomba delle sofferenze, gli NPL di Montepaschi che pesano e peseranno sempre di più. Quindi da leggere la Conti. L'ultima segnalazione è sulla vicenda Covid, perché insomma, scherza, 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 siamo arrivati all'11 marzo e ancora, diciamo, tutte le restrizioni sono ancora in vigore. C'è stata, ve lo ricorderete ormai un po' di tempo fa, quella dichiarazione di Draghi che diceva: ah, penso che lo stato di emergenza non sarà confermato il 31 marzo, però stiamo lavorando, gerundio, a un calendario per l'uscita, stiamo lavorando, 11 marzo non c'è niente. E allora, è da vedere la pagina 24 di Repubblica, Michele Bocci, che già, il pezzo è peraltro molto giudizioso e molto ben scritto, e la titolazione è un po' curiosa. Anche su bus e treni torna la normalità. Da aprile si sale senza Super Green Pass. E allora, che a pandemia sostanzialmente finita, col mondo totalmente riaperto, il fatto che l'Italia sia ancora l'unico paese dove per lavorare devi essere vaccinato, se no il pane a casa non lo porti. E forse il governo spiega che per salire su un bus o su un treno bisognerà farsi il tampone e non essere vaccinati, viene vissuto dalla pagina 24 di Repubblica come il ritorno della normalità. E voi capite bene, ecco, siamo sotto anestesia, tutto è considerato normale. Con questa nota di amarezza finisce la puntata di oggi della Verità alle 7, con l'invito a prendere la Verità e Panorama. Se vorrete, ci risentiamo questa sera alle 19 con il condirettore della Verità, Massimo De Manzoni, e questo sarà, come ogni settimana, l'ultimo appuntamento di questa settimana. Poi il ciclo di queste trasmissioni riparte da lunedì al venerdì. Grazie, però non dimenticate, vale oggi, vale domani, vale dopodomani, l'appuntamento più importante in edicola con la Verità e con Panorama. Buon venerdì!